Situata nell'Île de la Cité, la Conciergerie è un meraviglioso ed imponente palazzo gotico che è stato teatro di alcuni degli eventi più importanti della storia di Francia. E con la Sainte-Chapelle, è tutto ciò che resta dell'antico Palais de la Cité, la residenza dei sovrani francesi dal X al XIV secolo. Alla fine del 300 i re di Francia abbandonarono il palazzo. Nata come Palazzo Reale, in seguito divenne una celeberrima prigione. Nel 1391 l'edificio fu trasformato in prigione di Stato, la prima di Parigi, dove erano rinchiusi sia detenuti comuni che politici. Come in altre prigioni dell'epoca, il trattamento dei prigionieri dipendeva dalla ricchezza e dallo status sociale. I ricchi avevano celle private arredate con oggetti personali, mentre i meno fortunati venivano ammassati sui pagliericci. Nella maggior parte dei casi, la loro prigionia finiva con un'esecuzione. Una curiosità, perché si chiama Conciergerie? Abbandonato dai reali e trasformato in prigione, la gestione del palazzo venne affidata ad un uomo nominato dal re in caso di sua assenza che si chiamava, appunto, le concierge, il custode. Durante il periodo del terrore vi furono rinchiusi i presunti nemici della rivoluzione, prima di essere condotti davanti al tribunale rivoluzionario. Tra i quasi 2.800 prigionieri detenuti nei sotterranei vi erano numerosi personaggi illustri. Fra loro si ricordano la rivoluzionaria Charlotte Corday, che durante il periodo del terrore pugnalò Marat, Madame du Barry, il poeta André Chénier, Danton, Robespierre, il chimico Lavoisier, ma l'ospite più celebre fu senza alcun dubbio la regina Maria Antonietta, che venne decapitata il 16 ottobre 1793. Successivamente, per volontà di Luigi XVIII, la sordida prigione della regina fu trasformata in un prezioso oratorio dedicato alla sua memoria, ufficialmente inaugurato il 16 ottobre 1816. Nel 1862 la Conciergerie è stata classificata monumento storico e nel 1914 è stata aperta al pubblico. L'attività carceraria è stata definitivamente sospesa nel 1934. Al pian terreno spiccano la Salle des Gardes, che serviva come anticamera alla grande Salle del Re situata al livello superiore, che però oggi non esiste più, e la vasta Salle des Gendarmes, il più grande salone medievale d'Europa giunto fino a noi, che fungeva da refettorio per i dipendenti del re. Si passa poi nelle cucine medievali con i loro quattro enormi camini, dove vi si tenevano anche i banchetti reali. Si prosegue nella prigione al piano superiore, lungo il corridoio dei prigionieri, dove questi ultimi venivano registrati prima di essere condotti alle loro celle. Si prosegue poi con la stanza del concierge, il custode, il cortile riservato alle donne e la cappella commemorativa di Maria Antonietta, che evoca il dolore e la disperazione dei suoi ultimi giorni. In particolare, colpisce la storia della regina Maria Antonietta, imprigionata qui per molti mesi. Cella di Maria Antonietta, chiamata la Cappella dei Girondini, sono esposti il suo crocifisso, qualche ritratto e una lama da ghigliottina. Vi sono presentati molti oggetti eccezionali relativi alla memoria della regina, sia che le appartenessero come una delle camicie che indossava durante la detenzione, sia che ne perpetuassero il ricordo.